Da Livorno, car tablet dedicato Volkswagen Golf 7, siamo nella sezione Apple CarPlay, il cliente lo potrà gestire sia vocalmente perché Siri riconosce la sua voce, oppure manualmente come facciamo oggi noi. Dovrà attivarlo, ecco qui, questo è Waze, un altro navigatore, poi abbiamo Spotify. Telefono. E qui abbiamo visto la sezione Apple CarPlay. Adesso usciamo da Apple CarPlay e andiamo sulla sezione Android. Adesso io inserisco una presa USB per fare anche la dimostrazione. Eccola, abbiamo recuperato la originale. Questa è la home. Apri la radio. Se lui apprezza, diminuisci volume. È molto amico. Traccia precedente. Traccia precedente. Qui sono tutte le indicazioni. Attiva la navigazione. Sì, assolutamente, è giusto spiegarlo perché appunto è stato l'unico. Abbassiamo il volume dai comandi al volante. Questo navigatore è il navigatore offline. Apri la musica. Usciamo dal navigatore. Attiva la musica. Attiva la musica. Dobbiamo dare il comando giusto. Apri la musica. Apri la radio. Apri il Bluetooth. Fai partire la musica. Siccome abbiamo vari fornitori, io sbaglio il linguaggio e lui non mi capisce. Adesso gli diamo il percorso, ecco qui il motivo. Facciamo partire. Aumenta volume. Aumenta volume. Attiva film. Vediamo i termini giusti. Apri film. È fondamentale usare i termini giusti. Traccia precedente. Traccia successiva. Apri la radio. Qui abbiamo tutti i comandi. Se usiamo questo linguaggio non ci sono margini di errore. Proviamo i comandi al volante. Chiudi lo schermo. Accendi lo schermo. Torna alla pagina iniziale. Allora, abbiamo provato i comandi vocali, adesso usciamo, andiamo nella dimostrazione Android. Qui attiviamo Chrome. E qui siamo su Chrome. Poi abbiamo Maps. Attiviamo la posizione real time.
Abbiamo YouTube. E qui siamo su YouTube. Possiamo dividere il display in due parti. E qui chiudiamo la visualizzazione singola. Abbiamo i sensori di parcheggio. Potete passarmi nei sensori di parcheggio davanti e dietro? Grazie. Opla. Qui abbiamo i sensori di parcheggio anteriori. Leviamo il freno a mano. E avremo anche il beep. Con il freno a mano il beep non si sente. Quindi ricordatevi, se avete il freno a mano inserito vi dà solo visualizzazione del radar sensore di parcheggio. Togliendo il freno a mano avrete anche il beep. Rimettiamo il freno a mano, usciamo. Possiamo attivare i sensori da questo tasto qua. Adesso andiamo a vedere tutto il recupero delle funzioni della macchina. Qui abbiamo informazioni veicolo, dove prende in automatico tutte le informazioni viaggio, chilometri, distanza, come vedete. Queste sono tutte informazioni che prende in automatico. E poi abbiamo direttamente le impostazioni di controllo, dove il cliente poi, queste già le abbiamo, sono impostate tutte in automatico, può cambiare i valori. Qualsiasi anomalia la può gestire. Addirittura abbiamo, per le macchine che hanno l'assetto driving, abbiamo normal, sport, eco, individual, insomma può fare tutte queste impostazioni. Qui chiudiamo, questo è il prodotto, gestione USB, playlist, titoli. Grazie mille. Un saluto a tutta Livorno.